incredibile la velocità con la quale rispondono le aziende. Ci si lamenta sempre di una lentezza del mondo delle aziende riguardo alle nuove tecnologie, però è ovvio che quando diventa esagerata è comunque sbagliata, però è anche giusto affrontare le nuove tecnologie o il mondo della comunicazione che cambia con dei giusti momenti, dei tempi idonei. Secondo me quello che spesso manca non è tanto la reazione veloce alle cose, non è tanto il fare le cose, ma il modo con il quale vengono approcciati i cambiamenti, che troppo spesso è quello di evitarli, di scansarli, di girarci attorno, di dire che non esistono, o peggio ancora, secondo me è davvero peggio, vengono affrontate solo le mode, cioè oggi si parla di Second Life, e se ne parla perché se ne scrive sulla stampa, perché ne parlano i media, poi quando si va a scavare ci si accorge che è un ottimo strumento per generare buzz, basta, no? Ci si collega in questo istante, probabilmente l'abbiamo fatto con Laila ieri, anzi l'ha fatto lei ad un altro evento, e ci si accorge che ci sono zero utenti collegati in quel momento. Quello che voglio dire è che l'approccio, l'atteggiamento dovrebbe essere sì di sperimentazione, però più attento alle ricerche, alle analisi. Io sono oggi qui col cappello SEMPO, che è l'associazione internazionale delle società di search marketing, che fanno, diciamo, visibilità sui motori di ricerca, ma che comprende anche gli stessi engine. E nel coordinare il gruppo di lavoro europeo su questo, quello che noto è che, ad esempio, parlando di search, direi prima anche di pensare a come promuovere l'azienda, dare visibilità ai loro servizi, ai loro prodotti sul web. Il search è una macchina straordinaria per capire cosa c'è in testa la gente, cosa sta cercando, i loro gusti, il loro modo di chiamare le cose. E queste sono tutte informazioni che non sempre trovo nelle aziende la volontà di andarle a cogliere. Cioè c'è il momento dell'ascolto, voglio dire, no? Dell'interpretazione, dei cambiamenti, che a volte manca. Si pensa subito al modo più furbo, più veloce, più pratico di raggiungere un risultato strepitoso il giorno dopo con delle citazioni sui giornali. Mentre viceversa manca a volte un approccio, ecco, più strategico nel dire, cerchiamo di capire davvero cosa stanno facendo le persone, che poi siamo noi, cosa stiamo facendo, cosa sta cambiando. E manca la fine della fiera, ne parlavamo prima con Laila, l'osservazione di cosa stanno facendo i nostri figli, per chi ne ha già in età attorno ai 12 anni, che sono secondo me lo specchio migliore, straordinario per capire che il mondo è cambiato, sta cambiando la velocità della luce, ma pensando